I miei uomini sembravano agenti sottopagati di un centro commerciale. Mercoledì 27 aprile, segnatevi la data, arriva Thor per la regia di Kenneth Branagh, dal mitico fumetto della Marvel. Una vicenda epica alla quale il regista è riuscito a dare umanità anche a dei provenienti dalla mitologia nordica. Un action in 3D che narra la vita del giovane dio del tuono, cacciato dal padre per la sua arroganza ed esiliato sulla terra. Ma Thor imparerà la lezione e lo aspettano grandi responsabilità. Tu sei un vecchio e un folle! Non sei degno! Padre. Ho seguito il tuo consiglio. È stato un ottimo consiglio. Tu pensi di conoscermi, lo capisco. Dal 29 di aprile arriva Source Code, secondo film di Duncan Jones, il figlio di David Bowie. Dopo lo straordinario Moon, ritorniamo in un ambito fantascientifico, dove un eccellente Jake Gyllenhaal interpreta un personaggio che ha la possibilità di assumere un'altra identità per riuscire a sventare una tragedia ferroviaria. Ben presto però il capitano Coulter si accorgerà che questo è solo l'inizio. 8 minuti per rivivere sempre la stessa scena e cambiarla affinché non succedano altri atti terroristici. Stamane alle 7:48 una bomba esplosa su un treno alla periferia di Chicago uccidendo tutti i passeggeri. Manuela! Manuela! Aspetta, ti chiamo! E io mi devo cucinare! Lavoro! Vi devo dire una cosa. Cosa? Lo sapete la storia della testa? Io so dove sta. Me l'ha detto la Madonna questa notte. Oh. Diventando famoso. I baci mai dati di Roberta Torre vede protagonista Manuela, 13 anni, che vive a Librino, quartiere dormitorio di Catania. Grazie ad un sogno, la ragazzina aiuta la comunità a ritrovare la testa asportata di una maestosa statua della Madonna. Dopo il presunto miracolo, Manuela viene trasformata dalla madre in una santa di quartiere, che riceve questuanti a pagamento. Anche oggi, io non ce la faccio più. Se hai questo dono... Spesso? Cosa? Di mettere gli annunci? Sì. Perché ti sei trasferita qui? Angèle et Tony, ovvero la storia di una giovane donna allo sbando, Angèle, appena uscita dal carcere in quanto ritenuta responsabile della morte del marito. Tony è un pescatore che vive con la madre vedova dopo che il padre è scomparso in mare durante una battuta di pesca. Entrambi sono in cerca di un legame, ma il primo incontro non sembra affatto promettente. Ci sposiamo? Cos'è? Dove voglio andare io? Voglio andare dove ti pare. Ma allora si vede proprio che te la puoi stare a prendere. Ha detto Lea. Ma che mi frega di Lea? Ambra Angiolini e Giuseppe Battistone per Notizie degli scavi di Emidio Greco. Il protagonista della storia, soprannominato ironicamente il professore, è un quarantenne dall'aspetto scialbo, dall'espressione piuttosto assorta. Conduce una vita grama, ma un giorno la piattezza della sua esistenza viene scossa dalla conoscenza della Marchesa, una prostituta che ha tentato di suicidarsi per una delusione d'amore. Un giorno di un anno qualsiasi, agli albori del terzo millennio, Tony Malavoglia assiste ad uno sbarco di clandestini. Sulla nave c'è Aleph, che approfittando della confusione riesce a scappare. Tony l'aiuta, gli trova un lavoro nelle serre e una casa nel vicolo dove abita con la sua famiglia. Questa è la rilettura a cura di Pasquale Scimeca di I Malavoglia di Verga. Quando decidi di smettere? Quando arriverà il momento. E come si fa a capire quando è arrivato il momento? Non lo so. Non lo so, io aspetto. Riesci a comprarti qualcosa con questo? Nel sesso aggiunto, Alan è un tossicodipendente che vive la sua fragilità in balia di un'esistenza fatta di contraddizioni. La percezione di aver smarrito se stesso e il suo inconscio desiderio di ritrovarsi lo portano a compiere un percorso di analisi per cercare quel Dio che è in ciascuno di noi. Un viaggio nel mondo interiore della tossicodipendenza per parlare dell'amore. Sono arrivato al punto che più mi separa da me e non so più vedermi. Mi sono così estraneo che nemmeno riesco a sentirmi solo. Guarda che quel ragazzo è orfano. Noi non facciamo altro che dargli una famiglia.
18 anni il mondo ai miei piedi è il film di esordio dell'attrice Elisabetta Rocchetti. La storia di Ludovico che ha 18 anni ma non vive come uno della sua età. Tra uno zio tossicodipendente e l'infatuazione per l'amante di quest'ultimo, il ragazzo toccherà il fondo, ma è deciso a ritrovare se stesso.